ci sia il veleno per topi, ci sono i nastri. C'è la guida Michelin. La guida Michelin mette le stellette ai ristoranti. Esisterà anche una guida Michelin per le banche e i prodotti finanziari? Certo! Non una, ma parecchie! E in particolare tre! Moody's! Fitch! E Standard & Poor's, in italiano classico povero. Un nome, un programma. Io per brevità le chiamo qui, qua, qua. Ora, qui, qua, qua sono le agenzie di rating, cioè agenzie private che hanno il compito di mettere in voto i prodotti finanziari. Se un prodotto è molto sicuro, si fa come all'elementare. Si mette una bella tripla A, B. Se è un po' meno sicuro, si leva il B, si toglie l'A, si passa al B, poi C, poi D, fino ai prodotti spazzatura. Ora, chi li paga qui, qua, qua? Le banche, ma scusate, è come se adesso io apro un ristorante, faccio le polpette, telefono alla guida Michelin e dico: senti, tu vieni a assaggiare le mie polpette, io ti do $100,000, poi per il voto fai un po' tu. Capite che queste polpette avvelenate con dentro il veleno per topi si prendono una bella tripla A+. Prodotti sicuri che rendono il 12, 15, 20% di interesse in un solo anno, queste polpette avvelenate se le comprano tutti, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche qui in Europa, in Asia, in Australia, in Sud America. Sembrano talmente appetitose che le banche se le scambiano tra di loro. E adesso il ghiaccio dell'economia diventa globale e sopra non ci sono soltanto più migliaia e migliaia di jet con il loro mutuo subprime sulle spalle, ma anche le banche, interi governi, le amministrazioni locali, i cittadini, i pensionati, gli operai di tutto il mondo con il loro bel vassoio di polpette avvelenate in mano. E sono tutti contenti che guadagnano. E tutto questo funziona finché il valore di casa di Jack continua a gonfiarsi come se fosse una bolla in pratica. Tutto il ghiaccio dell'economia globale si fonda sul fatto che Jack, alla fine del mese, pagherà i suoi $800 di mutuo. E guardate che tutto questo funziona. Funziona perfettamente. Perché il valore di quella casa per un paio d'anni continua a gonfiarsi come se fosse una bolla, finché un giorno dell'anno 2004 sul ghiaccio dell'economia globale ricompare San Alan Greenspan, ancora presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana. Greenspan si affaccia sul ghiaccio dell'economia globale, vede Jack con il mutuo subprime sulle spalle, vede le banche, i governi, le istituzioni locali, i cittadini pensionati, operati tutto il mondo con la vostra vita per in mano, vede che il ghiaccio sottile si dà a spezzare e dice: abbiamo un problemino! E per risolvere il problemino cosa fa? Aumentiamo i tassi di interesse, così la gente non si indebita più e il problema è ben risolto! E così, due anni. Dal 2004 al 2006 i tassi di interesse schizzano dall'1,5% al 4,6%, in pratica triplicano. Però Jack aveva un mutuo a tasso variabile, che vuol dire che se prima pagava ogni mese $800 di mutuo, adesso con questi aumenti si ritrova a pagare $1,300. $1,300. Ma Jack questo lì non ce li ha. Non ce li ha. Jack non ha cambiato lavoro. Non lo hanno promosso. Jack non ha vinto la lotteria. Lui quei soldi lì non ce li ha. E allora cosa fa? Non pago. Io non pago. È un venerdì sera dell'anno 2006. Jack è in cucina con sua moglie, con i suoi figli. Stanno cenando. Jack ha comprato un appartamentino a downtown Miami. Un appartamento piccolo, come la punta di uno spillo. A un certo punto gli suonano la porta. Jack apre e un signore in giacca, cravatta, avrà 30 anni, sorride, in mano ha una cartellina. Dietro di lui due operai, due manovali. Dietro di loro un furgone grande con una scritta ancora più grande: recupero crediti. Lo scrivono bello grande.
così tira per ogni e non fai troppa resistenza. Il signore con la cartolina dice che sei mesi che c'è chi non paga la rata del mutuo, che deve pagare immediatamente, ma c'è quei soldi, non ce li ha. Va bene, shh. Ma che cambiò? Quell'orologio lì. E dopo, prendi un po', e il frigo è nuovo, prendi un po', la televisione, prendi un po', la macchina, prendi un po', il cellulare, prendi un po', la casa, prendi un po', la banca, si riprende indietro casa di gente. Interi quartieri in Michigan, in California, si svuotano in pochi mesi. E per rientrare immediatamente nel credito perduto, la banca rimette subito la casa in vendita. Migliaia e migliaia di case in vendita contemporaneamente in tutti gli Stati Uniti. E guardate, è la legge di Pizzaballa. Tutti vogliono vendere la casa, il valore della casa si sgonfia.